Maestro Trevignola, bentornai a Non è mai massa tardi per imparare il dialetto in team. È infinite lettere fino alla Z, adesso chiediamo spazio a modi di dire. Modi di dire particolari, ve dico subito. Modi di fare robe che succede, insomma. Sta che via da usargli le buone al diavolo perché non morda. Cioè, usare le buone al diavolo perché non morda. No, con l'altro. Nardreo a un con la zucca della mel. Assecondare qualcuno con la zucca del miele. Cioè, anche qui, insomma, target di Onzer, come si diceva una volta. Portare l'acqua con le orecchie. Ecco questo. Portare l'acqua con le orecchie. Tipico modo di fare, che denota servilismo, ovviamente, o meglio, eccessiva disponibilità di qualcuno per qualcun altro. La frase denuncia una tipica situazione che viene di solito rilevata a proposito dell'atteggiamento di un genitore nei confronti di un figlio, cioè il porta con le orecchie. Voltar en putim en cuna, girare il bimbo nella culla, cioè ovvero voltare il discorso. Voltar en putim en cuna. Fa i guadagni di Napoleone a Mosca, cioè fare i guadagni di Napoleone a Mosca, sai come ne è nata la campagna di Napoleone in Russia, quindi insomma, tirate voi le righe. Fa la figura del calotta, fare una figura barbina. Secondo i ricercatori, Higazanke studia, non è Higazanke, la voce risale al nome dell'incisore francese, pensa un po', Jacques Callot, che lavorò anche in Italia nel secolo XVII e fu assai noto per le sue figurazioni grottesche. La voce appartiene anche alla lingua letteraria, figura alla callotto, cioè bizzarra, grottesca. E sta roba chi arriva nel Trentino, fa la figura del calotta, pensa un po'. Parlar alla vala che venio, parlar, scusate, alla vala che venio, parlare tanto per parlare, cioè, anche qui, insomma, proprio come fa visto un momento qui, magari, metter su dalla varzò, cioè metter su dalla varzò, mettere su il necessario per lavare i piatti. Al di là del suo significato letterale, la frase si usa per indicare proprio il suo contrario, cioè, ovvero il fatto che si decide di non fare ciò che era previsto o dovuto. Metter su da lavarzò, con la variante tacar su da lavarzò, cioè praticamente lasciarvi i piatti. Nar for dai somenati, vabbè, questo vuol dire andare fuori dal seminato. Ciappare il sacco in cima, anche questo chiarissimo, prendere il sacco in cima, cioè anche nella lingua italiana questo. Tagliarzo col manarot, tagliare con l'accetta, cioè in modo piuttosto approssimato, poco preciso, frettoloso. Il modo di dire può essere impiegato in diverse occasioni, in vari contesti. Un giudizio, per esempio, può essere tagliarzo col manarot, cioè proprio zon. Poi pianzer marenda, marenda con la A, piangere merenda, un tipico modo di fare nel quale qualcuno si duole per farsi commiserare, quando in verità non vi sarebbe alcun motivo valido per farlo. Si usa anche l'equivalente pianzer la Maddalena, pianzer marenda o pianzer la Maddalena, ma è la stessa roba. Pianzer a cava cavei, piangere a strappa capelli, quando qualcuno piange in modo veramente disperato, cioè pianzer a cava cavei. Fare un pet più grande del culo. Fare un petto più grande del culo. Boh, anche sta roba qui, cioè, non è robe sporche, fa parte della tradizione trentina. Non sbregarsi zo la scarsella, non strapparsi la tasca. Chi dice, al di là del significato letterale con il quale la frase può essere tranquillamente usata, l'espressione può indicare un certo modo di essere per il quale qualcuno non si dà da fare più di tanto per qualcun altro o per fare qualcosa. Tipica la frase, oh beh, non siamo mica sbregato la scarsella, cioè proprio, poi vabbè, a fare qualcos'altro. Farghe el manec, farci il manico, nel senso di farci la giunta, esagerare, il che può succedere, chi dice, nelle situazioni più varie, ovvio. Gomitare pes
e cagarla resta, vomitare il pesce e cacare la lisca, ossia pagare lo scotto. Cioè, guardate via sti punti proprio. Non dire neanche baff, non dire nemmeno baff. Baff, letteralmente, è il baffo. La frase si usa per sottolineare come non si fiati, non si apra bocca. L'espressione può essere ridotta semplicemente a senza dir baff. E con questo, ne sentiamo la prossima volta.